Sei nuovo con la SEO e vuoi classificarti al primo posto su Google? Ecco 6 strategie che ti aiuteranno a migliorare il posizionamento SEO del tuo sito web. Il primo passo è concentrarti sul contenuto. Google un po' di tempo fa ha fatto un aggiornamento, i tuoi siti web che hanno contenuti su tutto e quindi non hanno una nicchia specifica non andranno bene come i siti che si concentrano su un tema specifico e sono super accurati. In poche parole, i siti generalisti, quindi senza una nicchia specifica, non andranno bene come i siti che si concentrano su un tema specifico, come ad esempio la SEO che rappresenta un tema molto specifico del marketing. Detto questo, cerca di concentrarti su una singola nicchia e cerca di approfondirla al meglio. Ad esempio, hai un concessionario e vuoi ottimizzare il tuo sito web? Bene, incomincia a parlare di cosa bisogna guardare prima di acquistare un'auto usata, come scegliere l'auto più adatta, quanto costa mantenere una determinata auto. Secondo consiglio è quello di ottimizzare il titolo e la meta descrizione dei tuoi articoli. Hai mai fatto una ricerca su Google e hai notato che ogni volta che lo fai c'è questa frase con un link in alto che si chiama tag title o più comunemente chiamato titolo. Sotto invece si trova la descrizione, anche chiamata meta descrizione. Ora pensiamolo in questo modo: se cerchi la frase concessionario Milano e non vedi la parola concessionario Milano né nel titolo né nella descrizione, fai clic sul risultato. Ebbene, se lo fai c'è qualcosa che non va, perché non dovresti fare clic sul risultato che non è correlato a ciò che stai cercando. Quindi nel tag del titolo e nella meta descrizione inserisci sempre una parola chiave, come ad esempio concessionario Milano o come in questo video SEO per principianti. Piccolo trucco per aumentare il click: nella descrizione cerca di catturare l'attenzione degli utenti in modo che cliccano ed entrano nel tuo sito web. Ad esempio, per un mio caso, vuoi imparare a fare SEO ma non sai come iniziare? Bene, allora clicca qui per leggere la mia guida. Come puoi vedere contiene una call to action, clicca qui, quindi invito l'utente a cliccare ed entrare nel mio sito web. Ad esempio, nel caso del concessionario di Milano, puoi mettere nella meta descrizione concessionario Milano, stai cercando la tua nuova auto ma non sai bene quale scegliere? Bene, allora clicca qui. Ovviamente personalizzala sempre, non copiare mai quella di un tuo concorrente. Il terzo consiglio è quello di usare Google Search Console. Sapevi che Google ti offre uno strumento che ti aiuta a classificarti al primo posto su Google? Sì, lo so che sono ridicolo, ma è vero, si chiama Google Search Console. Se non sei già un utente, registrati, è gratis. Quindi, ora che stai utilizzando Google Search Console, attendi qualche giorno perché ci vuole un po' di tempo che raccolga tutti i dati del tuo sito web. Dopodiché vedrai una schermata che mostra l'analisi di ricerca, questa mostra tutte le pagine del tuo sito web che stanno ricevendo traffico, ma la cosa interessante di Google Search Console è che ti mostra anche quali articoli stanno ottenendo impressioni. Prendi tutte le parole chiave per cui stai ricevendo impressioni, raggruppale in base all'argomento e se non l'hai ancora fatto realizza un articolo dedicato per tutte queste keyword. Il quarto consiglio è quello di utilizzare i link interni. Alla fine di ogni tuo articolo inserisci dei link interni che rimandano a degli articoli che potrebbero interessare agli utenti da leggere, quindi ovviamente devi riguardare lo stesso argomento. In questo modo l'utente rimarrà più tempo all'interno del tuo sito e questo si traduce in un segnale positivo per Google che migliorerà il posizionamento del tuo articolo. Come puoi vedere in questo articolo ho inserito diversi articoli simili, cioè link interni. Prima di realizzare un articolo devi trovare un argomento o rispondere a una domanda agli utenti se ti interessa ricevere delle visite o sbaglio. Se no, perché dovrebbero visitare il tuo sito web se non offre nessun tipo di soluzione? Per fortuna esistono gli strumenti SEO come ad esempio SEO Zoom che ti permette di analizzare correttamente le keyword. Ad esempio, se inserisco una keyword molto generale come ad esempio SEO, puoi vedere che ha un volume alto di ricerca ma è molto competitiva, quindi meglio puntare su delle keyword più precise e lunghe che hanno un minor volume ma soprattutto tutto, se sei all'inizio è più facile posizionarsi. L'ultimo consiglio riguarda il tempo di caricamento. Come sicuramente saprai, tutti odiano i siti web lenti. Per questo al giorno d'oggi è fondamentale avere un sito web veloce. Ad esempio, questo è il mio sito amicidelweb.it. Come puoi vedere è molto veloce. Se vuoi velocizzare il tuo sito web ti consiglio di guardare il video che ho realizzato e trovi nella descrizione. Ma sono bravo e ti faccio un piccolo spoiler. Per velocizzare il tuo sito devi utilizzare un hosting veloce, comprimere le immagini, avere un plugin di cache e un tema leggero. Bene, direi che è tutto per questo video SEO per principianti. Se ti è piaciuto questo video assicurati di iscriverti subito al mio canale, basta cliccare sul pulsante iscriviti, fammi sapere lasciando qui sotto un commento se qualcosa non ti è chiaro o hai bisogno di aiuto. Yeah!